Cari amici di Radio Una Frontiera, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando. Siamo in compagnia di un grande artista, Alan De Luca. Ciao Alan, ben ritrovato. Ciao a tutti voi della radio. Fate radio e fate bene, perché la radio è bella. Beh, decisamente, decisamente sì. Senti, questa è stata una bella serata in questo lunedì, o meglio, siamo fra lunedì e martedì in realtà, la verità, all'Agora Adema. Che emozioni hai provato? Cioè, tu hai una carriera lunghissima, però fare delle serate è comunque sempre gratificante. Sempre come la prima volta, io l'emozione non a voce, come dice Giolentano. Io mi diverto e continuo a lavorare con questo. Questo mi ritengo un privilegiato, perché ancora, diciamo, campicchio un po' col lavoro che amo, quindi insomma sono contento anche di questa serata che abbiamo fatto qui al Demo. Senti, ma chiaramente è finita questa serata, però poi te ne attendono altre. Sì. Quali sono i tuoi obiettivi? 17 giugno c'è il premio Napoli Centro Antico al Mascangioino e c'è il Balla Napoli il 18. E alla prima manifestazione, sono direttore artistico, alla seconda faccio parte dell'organizzazione. E sono due giornate al Mascangioino, il 17 e il 18 giugno, due serate di grande spettacolo, invito tutti a venire. Beh, decisamente è un invito che va colto al volo. Sostenetelo anche voi alla radio, eh? Assolutamente sì. Ti faccio l'ultimissima domanda e poi ti ringrazio. Che emozione è comunque avere questi collaboratori che ti assecondano, ecco, sul palco, e te lo fanno anche bene? Beh, loro mi danno una grande forza, perché sono giovani e meno giovani, che amano questo lavoro e con grande impegno lo sostengono, mi sostengono e ci sosteniamo tutti insieme. Certo. Siamo uniti, come dice Gianni Varano. Grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie.